Vedi com'è? Io ho più quello è un po' che si mette. Guarda che belle le cose per i bambini? Bravo, hai mangiato poco oggi, eh? Che senso? Pizzi l'orologio. Quelle gorgo. Quello di mandro, gnocca romana, ortolana, direi. Poi discese schionfo sinnero mussini capobanda il nostro amico cazzurdo pesi che siamo tutti i libri che esistono in commercio li avete tutti voi insomma. Complimenti, la vostra la vostra professionalità. Non basta diventare grandi per essere adulti, non si vede cosa solo, quello può perdere. Liguria. Ci avranno fresche, davvero? Non è una fresca. Saturnine. Così. Thank you.
Sant'Isidoro. Non era contenta, lei era cattiva. Vieni qui. Là dove si posa a cucinare il centro della felicità, Fabrizio Camagna. Certosa. È quella che vorrebbe andare a Imperia. Sarebbe il caso del bus. No, non mi avevi. Era rimasta memorizzata la prima. Perché una cosa, un'informazione, come fate queste croci così iperbarocche? Non dà un po' fastidio così? No, è una tradizione proprio tipicamente ligure quella del crocifisso. Perché ho visto un'altra chiesa uguale, sì, uguali, sì, crocifissi. Sì, in parrocchia, sì. Qui non ce ne sono. Sì, là, sì, esatto. Ce ne sono. È una tradizione proprio ligure quella delle processioni con crocifissi. Ah, capito. Andiamo di così greco. Iperbarocco, diciamo. Beh, ma al di là del modello sono proprio delle... Ah, ho capito. Cioè... Va bene, io ringrazio molto. Ci mancherebbe. L'altra volta c'era una tappa. La tappa più importante dell'oratorio è questa. La tappa, questo gruppo di figure, di sacche, appoggia, diciamo, su un richiamo, no? La Sant'Anna, no? Viene tirato fuori. Uno per la carta, uno per il vetro e questo per il plastica. È bella come trovata, no? Un genere tipo così. Le proposte che loro fanno, anche fare così, eh? Vieni qua, là, sei qua. Offertona però, eh.
Sì, una bomba, eh. Questo qui è un hovercraft, ti piace? Eh? Però i narvali non ci sono i narvali, quelli che hanno l'unicorno. I narvali? Narvali, sì. Quelli che... sono nel nostro mare. Eh sì, in effetti. I narvali sono nel nostro sì, sì. Nel polo sud o polo nord? No, la balena terra azzurra è la balena terra azzurra. Ma sono tutti ah, questo qua è il narvale, guarda lì qua. Cioè, c'è il narvalo? Sì, ma sono quelli col becco. Ah, quelli sì, sì, sono quelli, no, c'è proprio l'unicorno, sì, sono, sì, il polo nord. Norvegia. Mio marito è marinaio, Però ero a Viareggio, e mi porti in Viareggio. Quella marina italiana, la famosa, è stato quell'uomo gemello dell'Americo Vespucci, è ceduto alle Unioni Sovietiche per danni di guerra, ma ah, però Cristoforo Colombo. Fantasma, strumenti di navigazione, tu sei? Sei qua? Oh! Ciao! Cosa pensa? Come? Era un armatore, ci vedevo... Era una grossissima... Dicono che fanno le barche, eh? Mio zio era Mastro d'Ascia, maestro d'Ascia. C'è una... la fotografia da qualche parte, ma non lo so. C'era la fotografia, ma il silenzio mi capisco. Adesso dove è? Fatto una villa. Adesso va. Ah, non lo so, io dove sono con i cori, non lo so. Noi eravamo lì più in casa. Eh sì. Qua ci sono tutti, che sono tutti, la navigazione. Artiglio di dei punta. Dove è nato il Gino? A Gino. Perché sono tanti quanti Gino? Perché hanno preso da me gli anni che avevano le fatte di qua? Allora,
Erano le navi che erano fatte con quella roba lì, le navi, le tele delle navi. Il Blue Jeans è nato a Genova, eh? Sì, sì. È nato con... Con le cose delle navi. Garibaldi aveva i Blue Jeans. Ma poi per dipingere come facevano? Per dipingere in blu cosa fai? Era già blu. Una fustagna blu. Ho capito, ma che... Qui sono i balombari. Questo qua è il fanto di J.I. Ah sì? Di Nino, vedi che... Ah, di lui, eccolo lì. Questa, vedi questa bomba qua, e questa qua. Sì. Allora, ci avevano levato i volani perché l'avevano attaccato al motore, che prima dovevi bombare a mano, poi con il motore. Guarda là lì. Vedi questo qua, queste qua sono tutte palombare di Lovano, vedi quello lì? Mario Cipolli, Ampolino. Questo qua è molto a Palermo. Non li conoscevo io. E qui sono fotografie di anni, degli anni 50. Perché per recuperare la nave che era al fondo, usavano un cannello tipo a terra, no? Io ho detto, ma è possibile che... A mare, come c'è cento cannello? Dice che formavano una bolla d'aria e poi tagliavano. Poi si spostavano e tagliavano, perché questa qua era la nave di recupero, dove questa? Come te, ogni pezzo di cose la recuperavano. La nave di recupero, qui di Lovano. Cioè, come facevano queste bolle d'aria, mi perdoni, com'è che le facevano? Le bolle d'aria che diceva per recuperare le navi immerse. E tagliavano a pezzi, sì. Col cannello. Sì. Ma io ho detto, ma... Ah, ho capito, li chiudevano. Ho detto, è possibile che nell'acqua c'è 100 cannello, io credino. Invece si può? Formavano, dice, una bolla d'aria. Ah, ho capito. E tagliavano. Poi si spostavano un altro bolla d'aria. Che non c'era acqua. Che non c'era acqua. Ma sto poverino non sapeva che sta nave aveva... Ciao, aveva esplosivo a bordo. Che è morto, mi sarebbe per aria. C'è scritto qua, io non lo vedo. Quando ho cominciato a tagliare, come si è riscaldato la lamiera, è saltato in aria. Era di Lovano, queste sono tutte palombare di Lovano. Perché eravate specializzati voi a Lovano? Sì, a Lovano erano tutte queste qua. Specialmente questo qua cioè, è andato a lavorare fino a Normandia, che sarebbe... Tu scafandro qua era di quello lì. Senta, ma com'è che ha fatto scoprire che la tela delle navi poteva servire per fare i calzoni ad alta resistenza? Com'è che hanno scoperto i jeans? Com'è che li hanno trovati? Ma i jeans a Genova dice che l'hanno scoperto da America, non lo so il motivo. Capito? Non lo so. Perché dicono che appunto che era un fustagno particolare molto robusto che è stato fuori dalle... Qui c'è la processione del 2 di luglio, fanno una bella festa qua da Madonna, che a loro chiamano di pescatori. Allora erano questi i cristi, vedi? Poi hanno... Perché fanno qui questi crocifissi così? Questi qua erano degli anni, non so qual era. Insomma, ma erano troppo parecchio elaborati. Insomma, poi i crocifissi di quelli... C'è un Cristo in nero che pesa qualche 120 kg, devono portare uno solo, lo porta. Porca miseria, lo mettono la cinghia, lo mettono lì. No, ce n'è di quelle della certa età cosa hanno portato. Ha detto che fanno la processione. Questo nero dice che pesa più di un quintale. E dove si trova adesso questo nero? Qui, quella chiesa di Colmoro. Quella centrale. Ah, visto. Ha detto che c'è una processione a Brino. Forse quello di San Rosidore. Il patrono. È piccolo ma bellissimo questo museo, eh? Bello, meraviglioso. A piacere.
Comunque lì si dà inocibile, no? Guarda, c'è tutti i peperoni, guarda che bei pomodori.